Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video su questi attrezzini qua. Questi li ho presi su Pretty Kit e sono quelli della Weird Memory Keepers, sono i punch board, quelli che c'è anche l'Avalon, questo qui che fa le lettere ed è quella più usata. Perché con questa comunque si può usare anche per fare altre cose, non solo buste. Poi io ho questi tre in più. Questo è quello che fa i sacchetti e vi ho già fatto vedere in un video precedente. E questi sono gli ultimi due che ho acquistato. Ed è quello con il fiore che fa il fiore e quello che fa la scatolina a caramella e sono queste. Oggi vi faccio vedere questo e in un altro video vi farò vedere l'utilizzo di questo, però so che in commercio ce ne sono altri. C'è un altro tipo di scatola che è ovale e in più c'è anche la scatola quadrata e sono a parte. Poi so che c'è anche un altro che fa tre scatole diverse e so che è nuova, però io ora ho queste quattro qui. Quindi vi faccio vedere l'utilizzo di questa per oggi e poi in un altro video, come ho detto, vi farò vedere il fiore. Ah, per fare questo io ho bisogno anche di nastrini per chiudere oppure tool come questo oppure come questo. Vi farò vedere due misure con due differenti carte e come detto avremo bisogno anche di nastri. Io adesso userò questo perché l'ho già iniziato. Poi avremo bisogno o colla o biadesivo. Io adesso questo è quello che avevo comprato da Pretty Kit e con questo mi sono trovata benissimo. L'ho finito e userò un altro. Però questo vi assicuro che va meglio di questo. Bene, ora iniziamo. Allora, noi dovremo prendere un cartoncino che misura di larghezza 17,8. Questa è la larghezza, questa, e verrà così alta. Come ho detto, l'altezza la decidete voi. Adesso io ho fatto di altezza 21. Allora, mettiamo pari allo start line, il primo, e panciamo, e viene questo, viene tagliato questo pezzo qua. Ora dobbiamo mettere questo nella guida qua, come riferimento. Quindi mettiamo a pari. Adesso vi faccio vedere un po' più da vicino. Vedete, io ho messo a pari in questo il nostro taglio in questa guida qua. Panciamo andiamo avanti. Mettiamo questa volta. Vedete, prima si andava da un pezzo perché ne manca un altro, questo lo mettiamo dentro alla nostra guida. Vedete? Una volta dentro, panciamo con la nostra pieghetta, se vedete, qua in mezzo a una linea. Noi tiriamo questa linea. Poi facciamo la stessa cosa
In questo la mettiamo nella nostra guida e tiriamo la linea. E ci spostiamo, facciamo la nostra linea e pangiamo. Mettiamo e tiriamo anche qui la nostra linea. Ora, vedete, ci giriamo da questa parte qua e si può fare in questa maniera: o mettiamo, adesso vi faccio vedere bene. Questa è la nostra linea che abbiamo fatto, ricordate, con questa qua, che è questa. Mettere la nostra piega a pari, adesso vi faccio vedere, a questa, vedete, a questo segnetto qui, e questa è la piega, per far sì che venga uguale il taglio da quest'altra parte. Quindi mettiamo pari qua, spanciamo e continuiamo mettendo sempre nella guida e di conseguenza questo va nella linea. Facciamo. E questo è la nostra scatola. Ora giriamo e mettiamo negli appositi spazi qua, ci sono proprio le guide che vanno, non so se si vede, dentro ai triangolini, vedete qui e qui, e panciamo in modo da fare questo motivo qua, così, vedete? E lo facciamo in tutte le parti. Ecco fatto, vedete? Ora non ci resta che piegare con la nostra pieghetta tutte le parti. Con la nostra colla, il nostro biadesivo, chiudiamo la scatola. In questo modo qua. Ed ecco qua, gli diamo un garbo per fare, per metterci il nostro, cordoncino. Qui inseriremo le nostre, cioè, se lo usiamo per fare una bomboniera, i nostri confetti, oppure anche per fare dei regalini che ci mettiamo delle caramelle e dei cioccolatini. Poi con l'altro pezzo richiudiamo. Ed ecco qui una scatolina. Ora vi faccio vedere in fretta a farla anche più piccola. Questa è sempre 18
17,8 per 12 e vediamo come viene. Ecco qua, ora diamo la colla, ora diamo la colla qua, chiudiamo ed ecco qua anche questa scatolina, gli diamo un po' di garbo, prendo sempre questo cordoncino qua, facciamo metà, io ho usato questo, potete usare, come ho detto, fiocchi, twine e tanto altro per chiudere. Ecco qua questa scatolina che è più piccolina, vedete com'è carina. Abbiamo queste due. Ora io spero di essere stata chiara, come sempre. Se avete qualche dubbio o qualche domanda da fare, scrivetemi nell'info box o mandatemi un'email privata. E mi raccomando, questi attrezzi qua li trovate da prettykit.com. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video con il fiore. Ciao!